Purtroppo sono dovuti venire in Italia, chi per motivi economici, chi per altri motivi. Comunque non saremo noi a parlarvi di questo fenomeno molto ricorrente fino ad oggi, ma la nostra esperta. Stavo giusto appunto leggendo che l'immigrazione in Italia ha cominciato a raggiungere dimensioni significative all'incirca nei primi anni 60, per poi diventare un fenomeno caratterizzante la diventare in Italia solo nei primi anni del XX secolo. Secondo l'Eurostat, nel 2012 l'Italia è il terzo paese europeo per numero assoluto di stranieri residenti, dopo la Germania, Spagna e Regno Unito. In termini di percentuale, invece, si collocava al decimo posto. Grazie a tutti per l'attenzione. Da quanto tempo vivi in Italia? 16 anni. 13 anni. Qual è il tuo paese di origine? Bangladesh. Moldavia. Perché sei emigrato? Non lo so. Per motivi economici. Perché hai scelto l'Italia? Perché mi piace l'Italia, Colosseo soprattutto. Perché è una lingua di origine latina che io la conosco un po'. Che cosa fai adesso in Italia? Poco. Lavoro qui a Carbonato. Che cosa ti manca del tuo paese? Mia madre, mio padre, mia famiglia, insomma. Mi manca tante cose. La mia casa, i miei parenti, i miei genitori, tutto. Sorelle, fratelli. Dell'Italia cosa ti piace? Gli spaghetti al pomodoro. Sono tante cose che mi piacciono e altre tante che non mi piacciono. Quindi, sì, mi piace, vabbè, io un paese solare, un paese... caldo, disponibile. Dell'Italia cosa non ti piace? La burocrazia. C'è tanta burocrazia, c'è tanta ignoranza, c'è tanto razzismo pure, quindi queste cose non mi piacciono. Che cosa conoscevi dell'Italia prima di partire? Il Colosseo che conoscevo. Vabbè, conoscevo la posizione geografica, conoscevo la storia, conoscevo tante cose. Avevi qualcuno che poteva ospitarti? No. No, non avevo nessuno. Dell'Italia, qual è la prima cosa che hai imparato? Ciao! Prima cosa che ho imparato a fare la spesa. Hai raggiunto l'obiettivo che avevi prima di partire? Così, così. Sì, sono contenta. Hai figli? Sì. Sì. Quanti anni hanno i tuoi figli? Uno, sei, sei, uno, tre. Sono grandi, 29 e 28, 27. Se volessero sposare un italiano, cosa ne penseresti? Così così, non lo so, perché io ho già sposato. Io un miracolo, già la mia figlia, più maggiore, già c'è un ragazzo italiano e stanno qua, quindi sono a posto, non dico niente. Saluta nella tua lingua. Oda Hapes. Privet.